Bene, continuiamo con gli esercizi sull'induzione elettromagnetica e facciamo la parte relativa ai problemi del capitolo sull'induzione, che mi sembra che fosse il 17. Vediamo il primo problema, che dice: una spira di area 20 cm quadrati, una spira fatta ovviamente di metallo, e resistenza 2 ohm, è immersa in un campo magnetico di 5 Tesla e forma con le linee del campo un angolo di 50 gradi, quindi è inclinata rispetto alla normale, alla spira, è inclinata rispetto alla direzione del campo magnetico. Sapendo che in 2 secondi il campo magnetico si dimezza, quindi passa da 5 Tesla a 2 Tesla e mezzo, determina, questa informazione vi dà l'idea della derivata del campo magnetico rispetto al tempo. Quindi qui la spira è ferma, ma il campo magnetico varia. Prego. L'angolo è riferito alla superficie della spira No, oppure alla attenzione, normale? adesso faccio un disegno e ve lo illustro. Calcola la ferma indotta nella spira, il valore della carica che passa nella spira, evidentemente nei 2 secondi, e in quanto tempo deve dimezzarsi il campo affinché nella bobina si generi una ferma di 4,4 millivolt. Allora, ripeto, facciamo un disegno. Oh, scusate. Qui abbiamo le linee di campo. Disegniamole in blu. Questo è il campo B. Ok. Questo è il piano della spira. Circa. Dimmi. Mi crea Alberto che chiede le sue direzioni da casa. Va Fatto. bene, mi ha ricordato di andare. Vediamo un secondo. Mi senti? Fammi un segno se mi senti. Allora, questa è la spira. Quando si dice che l'angolo che la spira fa col campo magnetico, si intende l'angolo che la retta, non in blu, ma facciamola in verde, che la normale alla spira fa con la direzione del campo magnetico, questo angolo. Ok? Si prende a riferimento la retta perpendicolare al piano della superficie. D'accordo? Quindi se l'angolo è 0, vuol dire che la spira è perpendicolare alla linea di campo. Ok? Questo è importante chiarirlo. Allora, fatemi ripetere i dati. L'area della spira A è di 20 cm quadrati. Trasformiamo subito il dato in unità opportune. Centimetri quadrati non è una buona unità. Ok, nel sistema internazionale sono i metri quadrati. Un centimetro sono 10 alla meno 2 metri. Quindi un centimetro quadrato, basta elevare il quadrato a destra e a sinistra, quindi un centimetro quadrato sono 10 alla meno 4 metri quadri. Ok, quindi l'area è 20 per 10 alla meno 4 metri quadrati. Dopodiché la spira è un conduttore metallico che ha una resistenza R di quanto era? 2 o 20? 2 ohm, 2,0 ohm. E l'angolo alfa è di 50 gradi. E inoltre il campo magnetico B inizialmente è di 5 Tesla. Dopo il campo magnetico finale, se si dimezza, vuol dire che è 2 Tesla e mezzo. In un tempo delta T di, se non ricordo male, 2 secondi? Sì, 2 secondi. Okay. Questo significa che la variazione nel tempo del campo magnetico è di da 5 a 2 e mezzo, cioè di 2,5 Tesla in 2 secondi. Quindi di 2,5
1,25 tesla al secondo. Questo dice quanto rapidamente cambi il campo. D'accordo? Quindi usiamo la legge di Faraday-Neumann-Lenz, qui abbiamo una spira sola, quindi N1. Questa è la derivata del flusso del campo magnetico rispetto al tempo, o se preferite, visto che ci dà un delta, quindi una variazione media, possiamo anche usare il simbolo delta. Ok, il flusso, vi ricordo, è il prodotto scalare tra il campo e il vettore area. Il vettore area ha l'intensità dell'area e la direzione della normale all'area. Quindi questo prodotto scalare è BA per il coseno di alfa. Si tratta di un prodotto scalare, d'accordo? Quindi la nostra forza elettromotrice indotta sarà la variazione di BA coseno alfa nel tempo delta t. Ma all'interno di questa grandezza BA e coseno alfa, quella che cambia è solo B. Per cui A e coseno alfa possiamo portarli fuori dal simbolo di delta. Quindi qui c'è A per il coseno di alfa per delta B su delta T. Ok? Quindi la nostra forza elettromotrice indotta vale l'area, che è 20 per 10 alla meno 4 metri quadri, per il coseno di 50 gradi, mi ricordo bene, giusto, erano 50 gradi, sì, per 2,5 tesla diviso 2 secondi, o 1,25 tesla al secondo se preferite, e otteniamo, allora, 20 diviso, o 2 diviso 1000, se preferiamo, 2 millesimi per il coseno di 50, per 2,5 diviso 2, e viene 1,61, approssimando la seconda decimale, per 10 alla meno 3 volte, quindi 1,61 millivolt. Ok, se avessi avuto, che ne so, 10 spire, 20 spire, 100 spire, devo moltiplicare per il numero di spire. E questa è la domanda A. Poi chiedeva il valore della carica che passa attraverso la spira. Allora, B. Domanda B. La carica delta Q. Allora, immaginate la spira circolare. Ok. La forza elettromotrice indotta induce una corrente I. E attraverso la sezione della spira, la corrente I vale la carica che attraversa la sezione rispetto al tempo trascorso. Qui la scala di tempo che ci danno è solo 2 secondi, quindi la carica che attraversa, che si muove, ecco, in quel tempo, nel corso, all'interno del filo, sarà il valore della corrente per il tempo trascorso. E la corrente, siccome ci danno anche la resistenza, sarà la forza elettromotrice indotta, quella che abbiamo appena trovato, diviso la resistenza. Quindi 1, scusate, scrivo qua sotto, I vale 1,61 per 10 alla meno 3 volt diviso R, che era 2 ohm, se non ricordo male. Quindi questo dovrebbe essere 1,61 0,8 per 10 alla meno 3 ampere. 1,61 0,8 5. Ok, trovata l'ordine di intensità della corrente, moltiplico per il tempo e trovo la carica delta Q, quindi vale la corrente 0,805 per 10 alla meno 3 ampere per 2 secondi.
di nuovo mi ritrovo 1,61 per 10 alla meno 3 coulomb. O millicoulomb se preferite. Ok? Perché era 1,61 diviso per 2 o 0,085, moltiplico per 2 ritornerò a 1,61. Prego? Dimmi. Ho letto 2,5, possibile secondo. Ah sì, scusami, io la S, ahimè, la faccio male. Forse così è più pratico. Io ho una brutta calligrafia, quindi se qualche volta vi chiedete se non capite, perché qualche volta potrebbe essere che mi confondo. Ok, questo è il valore della carica che attraversa la spira nel tempo di 2 secondi. Poi, cos'altro chiedeva? C'era la domanda C. Diceva, in quanto tempo deve azzerarsi il campo affinché nella bombina si generi una forza trasmotrice di 4,4 millivolt. Quindi, nella domanda C, praticamente è l'inversa della A. Ci dicono in quanto tempo T, delta T, deve azzerarsi il campo, cioè passa da B iniziale a 0, in modo tale che la forza trasmotrice indotta sia, adesso non mi ricordo, era 1,4, mi sbaglio. 1 4,4 4,4 4,4 millivolt, cioè 4,4 per 10 alla meno 3 volte. Qui non facciamo altro che prendere la relazione di prima, cioè la forza trasmotrice indotta vale l'area per il coseno dell'angolo alfa, che è sempre 50 gradi, per la variazione del campo magnetico nell'intervallo di tempo. Stavolta l'incognita è questa. Ok? Quindi per risolvere rispetto a delta t è sufficiente che io moltiplichi e divida per, moltiplico per delta t e divido per e. Quindi delta t che mi interessa vale a cosen alfa per delta b diviso e. Un po' di algebra. Quant'è delta b? Beh, delta B, se passa da B a 0, sarà lo stesso valore di B, quindi 5 Tesla. Se deve azzerarsi, la variazione vale il valore iniziale, no? Quindi il tempo necessario vale l'area sempre 20 per 10 alla meno 4, quindi 2 per 10 alla meno 3 metri quadrati, per il coseno di 50 gradi. Per 5 Tesla diviso 4,4 per 10 alla meno 3 volte. E otteniamo, allora, al solito occupiamoci prima di coefficienti, 2 per il coseno di 50 per 5 diviso 4,4 e otteniamo 1,46. Poi ho 10 alla meno 3 sopra e sotto che vanno via. E quindi ho 10 alla meno 1,46 secondi. Campo magnetico deve annullarsi in circa 1 secondo e mezzo circa. Ok? È tutto chiaro? Posso passare al secondo problema? Non sento. La cosa che manca di più con la didattica a distanza è il feedback, ma se non c'è neanche in presenza, perdiamo la parte migliore. Prego. Io ho già fatto la mia parte. Bene. Passiamo al problema 3, se non sbaglio.
Eccolo. Passiamo al problema 3. Il testo del problema 3 dice: si deve costruire un trasformatore che fornisca una tensione di 500 volt, avendo a disposizione la tensione di 220 volt della rete domestica. Ho saltato il 2. Ho troppa fretta oggi. Il 2. Chiedo scusa. Una bobina di 200 spira è lunga 10,5 cm e ha un raggio di 20 mm. Determina la sua induttanza. A. Nel caso in cui non è presente alcun mezzo al suo interno. B. Nel caso in cui all'interno viene posto un cilindro di materiale con valore di permeabilità magnetica relativa pari a 300. Quindi quasi un ferromagnete. Di quanto varia l'energia che occorre fornire nei due casi per far circolare una corrente di 5 ampere? È tutto chiaro? Bene. Allora. Problema 2. Allora, abbiamo 200 spire. La lunghezza L, la scrivo in L minuscolo perché L maiuscolo sarà l'induttanza, è di 10 cm e mezzo. E il raggio della spira è di 20,0 mm. Anche qui trasformiamo subito in metri, quindi sono 20 per 10 alla meno 3 metri. Quindi 2,0 per 10 alla meno 2 metri, qui sono 0,105 metri. E qual è l'induttanza? L. Questa è la domanda A. Nel caso in cui, domanda A, nel caso in cui all'interno del solenoide ci sia il vuoto, quindi in quel caso la permeabilità relativa dell'ambiente all'interno della spira è 1. Che è quella del vuoto, e la permeabilità magnetica assoluta, mi 0, è 4 pi greco per 10 alla meno 7 la tesla per metro fratto ampere. Ok, la induttanza della spira si calcola come mi 0 per n alla seconda per a, area della spira, diviso l, lunghezza della spira. Quindi abbiamo 4 pi greco, 10 alla meno 7 tesla metri su ampere per n che era 200 alla seconda per l'area che era, allora dobbiamo calcolarla, è pi greco per r al quadrato, l'area A è pi greco r al quadro, il raggio era 2 per 10 alla meno 2 metri, questo va fatto alla seconda, diviso la lunghezza della solenoide che è 0,105 metri. Ok, la spira è circolare, l'area della sezione è pi greco il raggio alla seconda, quindi qui abbiamo 4 per, c'è pi greco due volte, quindi faccio direttamente pi greco alla seconda, ok, poi per ancora 200 alla seconda, per 4 diviso punto 105. E poi ho 10 alla meno 7 e 10, qui ho un 10 alla meno 7 e da questo 10 alla meno 2 alla seconda viene 10 alla meno 4, quindi totale 10 alla meno 11. Mi viene circa
601,57 per 10 alla meno 6 Henry. Quindi 0,601 millihenry. Ok. Provate a fare il calcolo anche voi, che vi viene, a parte il contratto del mio, ma fate un po' di pratica. E questo risponde alla domanda A. La domanda B chiedeva che cosa succede se all'interno del nostro solenoide c'è un materiale che ha una permeabilità relativa, magnetica relativa di 300. In questo caso, se μr vale 300, allora è chiaro che la nostra induttanza vale non più μ0 eccetera eccetera, ma μr per μ0 n quadro a fratto L. Questa possiamo chiamarla L0, induttanza in assenza di mezzo, cioè induttanza col vuoto all'interno del solenoide. Quindi la nostra induttanza sarà quella vecchia, quella quando il solenoide è vuoto, moltiplicata per la permeabilità relativa. Quindi avremo che L vale 300 per 0,601 millihenry. Quindi quello che abbiamo ottenuto prima, 0,601 per 300 viene 180 millihenry, ovvero sia 0,18. Ok. Perché l'induttanza è proporzionale alla permeabilità relativa, la permeabilità magnetica assoluta, se volete, di quello che c'è dentro il solenoide. Tutto chiaro? Punto C chiedeva, se non ricordo male, qual è la differenza tra le energie necessarie in un caso e nell'altro affinché all'interno del solenoide circoli una corrente I, che ovviamente non mi ricordo più quanto vale, andiamo a vedere, di 5 ampere. Quale energia U, chiamiamola energia in presenza del mezzo, cioè del mezzo è U0, quella in cui c'è il vuoto. Allora U0 sarà U mezzo e L0 per I alla seconda. Okay. L'energia necessaria a far circolare un 5 ampere nello stesso solenoide in presenza del ferromagnete sarà U mezzo L I alla seconda, che vale U mezzo μr L0 I alla seconda. Quindi la differenza tra le due energie, delta U, sarà U meno U0, cioè i fattori comuni li raccogliamo, U mezzo L0 I alla seconda per μr meno 1. Prego? Quindi è chiaro perché c'è questo risultato. Ci chiede la differenza tra le due energie. Se volete possiamo calcolarle tutte e due e poi fare la differenza, non è differente. Quindi abbiamo un mezzo, L0 che era 6,02 per 10 alla meno 4 Henry, per la corrente 5 ampere al quadrato, per 300 meno 1.
risultato in joule e otteniamo 5 per 6.02 diviso 10.000 per 5 alla seconda per 299, circa 2,25 joule. La differenza su queste scale non è poco. Scusi, prof. Prego. Ma all'inizio del problema si dava la lunghezza del solenoide e il raggio, no? Sì. Se invece mi davano che è lungo 9 cm e per esempio il filo è lungo 44, come facevo a usare questa informazione? Ok, buona domanda. Allora, apriamo una breve parentesi. La domanda è questa, se ho capito bene. Supponiamo di avere la lunghezza del filo, chiamiamola, non posso chiamarla L maiuscolo perché è l'impedenza, non posso chiamarla L minuscolo perché è la lunghezza del solenoide, come la chiamiamo? S è la lunghezza del filo. Del filo di rame, per capirci, dobbiamo costruire un solenoide, ok? Io ho chiesto che poi sarebbe il prova tu del problem solving 5. Ah, ok. E ci dà anche il raggio del solenoide? No. Dà l'area. L'area del solenoide ce la dà? Sì. Della sezione? Sì. Se abbiamo l'area della sezione, allora il raggio vale 1 fratto pi greco per la radice, anzi, il contrario, la radice di a fratto pi greco. Questo è il raggio della sezione, ok? Se questo è il raggio della sezione del mio solenoide, vuol dire che una spira, ok, chiamiamola la circonferenza 1, è 2 pi greco r, d'accordo? Se ho a disposizione un filo lungo s, quanti avvolgimenti riesco a fare? Il numero degli avvolgimenti, quindi il numero delle spire n, è uguale a la lunghezza del filo s diviso la lunghezza di una circonferenza, di una spira. Perché se per fare un avvolgimento mi ci vogliono 2 pi greco r centimetri o metri, quello che sia, se ho s metri, s diviso la lunghezza di una spira mi dà quante spire ho. Ok? Se poi ho anche la sezione del filo, immaginate che il filo abbia un diametro di piccolo, ok? Qui il nostro filo ha un diametro di piccolo, questo qui, questo è di piccolo. Allora se ho n spire, la lunghezza L del solenoide sarà il numero di spire per il diametro di ciascun avvolgimento. Questo mi dice quanto è lungo il solenoide. Ok, perché ovviamente non posso fare le spire una sopra l'altra, le farò una a fianco dell'altra. Quindi se faccio due spire sarà il doppio, tre spire il triplo e via, così via. Qui è improbabile che venga una n intero. Quindi se metti che venga, che ne so, 12,7, terrò il 12. Okay. 12 spire le faccio, la tredicesima non arrivo a farla. D'accordo? È chiaro per tutti? Bene. Vediamo se riusciamo a fare il problema 3, magari accennarlo. Il problema 3 dice, si deve costruire un trasformatore che fornisca una tensione in uscita di 500 volt e utilizza la rete domestica che è di 220 volt. Okay?
determina il rapporto tra le spire del primario e secondario. Secondo voi quanto sarà il rapporto tra le spire nel primario fratto il secondario, anzi facciamo il contrario, secondario fratto primario è uguale al rapporto delle tensioni, ok? Cioè la tensione nel primario fratto la tensione nel secondario. Quindi ho, se in ingresso ho 220 volt e voglio in uscita 500 volt, sarà 500 diviso 220. Sarà circa 2,27. Perché ha fatto secondario fratto primario uguale primario? Scusi, chiedo scusa. Errore di scrittura. La tensione in ciascun circuito è proporzionale alle spire di quel circuito, ok? Quindi se voglio passare da 220 a 500, nel secondario devono esserci più spire che nel primario. Quanto corrente passa nel primario e quanto nel secondario se la potenza assorbita è di 360 watt? Qui la potenza P è la tensione per la corrente. Prego. 500 fratto 220 uguale 2,27 più o meno. Fammi scrivere un po' meglio. Qual è la corrente che passa nel primario e quanto nel secondario? Allora, beh, se nel primario ho una potenza di 360 watt e con una tensione di 220, la corrente sarà 360 watt diviso 220. Ok, quindi I nel primario sarà 360 watt fratto 220 volt. Per cui 360 diviso 220, 1,64 ampere nel primario. Nel secondario, d'accordo, la potenza è la stessa, il trasformatore non cambia l'energia. Okay? Quindi se la tensione è proporzionale al numero di spire, la corrente è inversamente proporzionale al numero di avvolgimenti, per cui la corrente nel secondario sarà quella nel primario diviso 2,27, diviso il rapporto di spire. Questo diviso 2,27 viene 0,72 ampere. Ok. È tutto chiaro? Bene. Quanto tempo ci resta, ragazzi? Quanto? 10 minuti. Ora. Riusciamo a fare anche l'altro problema. Problema numero 4. L'avvolgimento di un generatore di corrente alternata è formato da 30 spire circolari di raggio 9,5 cm e viene fatto ruotare in un campo magnetico uniforme di 850 millitesla con una frequenza di 60 Hz. Ok? Determina il massimo fattore, il massimo valore della FEM indotta dalle spire e i primi 4 istanti in cui la FEM raggiunge i valori massimi e minimi. Ok? Andiamo sotto.
4. Abbiamo, sì, ci sono 30 avvolgimenti e il raggio di ciascun avvolgimento, ciascuna spira è di 9,5 cm, quindi 9,5 per 10 alla meno 2 metri. Ok, il campo magnetico B omogeneo vale 850 millitesla. Vediamo se è corretto. Sì, la frequenza di 60 Hz. Ottimo. La frequenza F è di 60 Hz. Ok, allora cosa significa? Beh, qui abbiamo il nostro campo magnetico omogeneo, queste sono le linee di B. Qui più o meno c'è il profilo della spira. Ripeto, quella normale, la spira fa un angolo alfa con le linee di campo. In questo caso il flusso è φ, vale BA per il coseno dell'angolo alfa. Ma se la spira ruota, okay, l'angolo alfa vale, supponiamo che parta dalla fase 0, omega volte t, dove omega, velocità angolare, è 2 pi greco volte la frequenza f, dal moto circolare uniforme. Quindi la forza elettromotrice indotta sarà il numero di spire, che in questo caso 30, per la derivata nel tempo del flusso, cioè n volte la derivata temporale di BA per il coseno di omega t. Qui quello che cambia nel tempo è l'angolo tra la normale della spira e le linee di campo. Quindi avremo NBA per la derivata temporale del coseno di omega t, che vale meno omega volte il seno di omega t. Scusi, ma dopo di t? NBA per la derivata del coseno di omega t, che è il meno omega seno di omega t, quindi totale meno omega NBA seno omega t. Quindi questo è il valore di picco della tensione indotta, che il seno vale comunque tra meno 1 e 1. Okay? Il valore massimo è il coefficiente del seno. Di conseguenza, la nostra forza elettromotrice massima vale omega, quindi 2 pi greco per la frequenza, per il numero di spire, per il campo magnetico, per l'area della sezione della spira. Vi ricordo che l'area della spira è pi greco il raggio della spira al quadrato. Quindi, prego. Ma sotto la seconda graffa destra scritto meno 1 diviso 1? No, che il seno varia tra meno 1 e 1. Ah. Questo non è un diviso, sono dei due puntini, se preferisci. Ecco. Per ricordarci che questo comunque non altera il massimo, perché il seno al massimo è 1, al minimo è meno 1, quindi il coefficiente del seno sarà il valore di picco della tensione. Va preso in considerazione anche il meno davanti? Cioè, in realtà no, perché il meno si combina col seno, quindi quando il seno vale meno 1, qui avrò il massimo positivo. Questo meno sta solo a indicare il fatto che, questo lo vedremo prossimamente quando ci occuperemo dei circuiti in corrente alternata,
il valore di, della tensione della corrente sono in opposizione di fase, okay? Quando uno è il massimo, l'altro è a zero e viceversa. O se preferite, mettiamola così, se mi interessa il valore di picco, prendo il valore assoluto di tutto quanto e buonanotte. Okay. Dove ero rimasto? Ah, eccola qua, sì. Quindi ho 2 pi greco per la frequenza 60 Hz, mi ricordo bene. Sì. Quindi 60 Hz sono secondi alla meno 1, per il numero di spire che è 30, sì. Per il campo magnetico 850 millitesla, per, devo andare sotto, pi greco, per il raggio della spira che era 9,5 per 10 alla meno 2 metri al quadrato. Calcolatrice. Allora, abbiamo 2 per, quindi pi greco ne abbiamo 2, quindi pi greco la seconda, per 60, per 30, per 850, diviso 1000, per 9,5 alla seconda, viene circa 272,6 volte. Questo è il valore di picco. Okay. Poi cosa chiedeva? I primi 4 istanti in cui la femmina raggiunge i valori massimi e minimi. Allora, se parliamo di intensità della tensione, il minimo ce l'ho quando la tensione è nulla, quindi a t uguale a t1 uguale a 0 ho la tensione nulla. Poi il primo massimo, perché il minimo non ce l'ho al meno valore massimo? Prego? Perché il minimo non ho come valore massimo negativo? Ma intendiamo quando la polarità è 0, quello è il minimo. Stiamo parlando solo di valori assoluti. Okay. Ok? Se ho capito bene il testo. Quando l'intensità della tensione è al minimo o al massimo, il minimo è 0. Quando non ho tensione per niente. Se invece distingo anche il verso, allora la cosa cambia. Il picco, la prima tensione massima, ce l'ho quando la fase, cioè l'omega t vale pi greco mezzi, quindi t sarà omega, quindi omega t vale pi greco mezzi, quindi sarà pi greco mezzi diviso omega e così via. Ok, il secondo nullo ci sarà quando omega t vale pi greco. E così via. Per oggi ci tocca fermarci qua.